Hola, un saluto, soy Giovanni, bienvenido. En este nuevo video te presento un programa gratuito llamado Wireless KVF. Este video lo he hecho por una persona que me lo ha pedido. El programa ofrece todos los datos sobre tu red de wireless, como el identificador de red, el tipo de clave red, o sea, el tipo de password, y mucho otro. El programa lo puedes descargar desde el sitio www.wireless-kvf.com. Punto up to down, perdona il mio English, punto com. Una vez che sta dentro il sito, haces clic en questo botón descargar. Ora espera un momentito. Busca una posizione in tuo computer donde quieres guardarlo. Io, per esempio, lo pongo nel desktop. E nel final haces clic en guardar. Ora tienes solo che esperare che la descarga termine. Terminata la descarga, ora vamos a descomprimir il file descargato. Per fare questo, se non tienes un programma, io te consiglio di usare CVZip, un programma gratuito che uso molto e te puedo assicurare è molto, molto buono. Entonces, per primero, vamos a hacer una nuova carpeta che vamos a chiamare Okay. Luego vamos a descomprimir el file, así, extraer, busca la carpeta, está aquí, y luego aceptar. En el final, haces clic en aceptar. Ok. Vamos a aprire la carpetta e qui sta il programma. La cosa buona di questo programma è che è un programma portable, ossia non necessita installazione. Per aprirlo, tieni semplicemente che hacer clic o doppio clic sopra questo icono, così come ti sto mostrando, e qui si apre il programma. Qui puoi vedere il nome del mio red, il tipo di protezione ed è la password, è la che non necessita. La puedes igual guardar en un documento para recordar, para, la puedes igual guardar. Para hacer esto, seleccionas la red, luego vas en File, y luego en Import, Export, Select. Busca ahora una posizione in tuo computer dove quieres guardarla. Io, per esempio, la pongo nel desktop e la carpeta Datos. Vas a dar un nome, per esempio, Datos Pui Wireless, e ti crea un file di tipo text. Per aprirlo, vas nella carpeta Datos, qui. E qui puedes ver el file guardado, che è di tipo texto. Entonces lo puedes abrir con cualquier programma di texto, come Word, WordPad, il programma di OpenOffice e mucho altro programma. Entonces vamos a abrirlo. Io lo voy a abrir con Office e qui sta la tu red wireless. Mi pare un programma molto facile da usare, un programma molto buono che può essere molto utile. Bene, per questo video è tutto, spero che ti guste, spero di vederti nel prossimo video e spero che ti iscrivas al mio canale. Un lindo saluto, ciao!